Allora, Massimo Maccaroni non ha bisogno di presentazioni. Cosa ti porta al vecchio rastrello? Mi porta che avevo un servizio da fare quello stadio stamattina e poi ho preso l'occasione per rimanere a vedere la partita, a vedere comunque una squadra che porterà sempre nel cuore, a vedere Alberto Girardino, di cui sono molto amico, e niente, perché no, a farmi in giro anche in città. Ecco, come sappiamo, idolo dei tifosi degli anni d'oro del Siena in Serie A. Cosa ti ha lasciato Siena nel tuo cuore? Siena mi ha lasciato tantissime cose, tantissime emozioni, ed è sempre un piacere, purtroppo, solo ricordarle, perché quando comunque vengo qua sono passati ormai tanti anni, e comunque vedere il Siena in questa categoria è davvero un peccato, e spero che un giorno possa ritornare ai livelli di prima. Ecco, infatti, che effetto si fa a vedere, insomma, una squadra gloriosa come la Robur in queste categorie? Sono momenti che purtroppo non ha passato buoni momenti per tante situazioni, e spero che al più presto si possano risolvere, magari in un futuro veloce. Cosa vorresti dire ai tifosi bianconeri? C'è qualcosa che vorresti dire ai tuoi vecchi tifosi? No, cosa posso dire? Di avere sempre fede, di incitare sempre la squadra, che anche con loro aiuto possono comunque poter dare un contributo alla squadra per far bene anno dopo anno, difficoltà dopo difficoltà. Ecco, Massimo Maccaroni oggi cosa fa? Per ora nulla, quest'anno ho fatto la mia prima esperienza da allenatore in seconda, sto finendo il corso a Coverciano e quindi la mia intenzione è quella di ripartire la nuova avventura da allenatore.